Fabbrica della Comunicazione. Iscriviti al canale YouTube, segui tutte le interviste sul sito, anche su Telegram ed in podcast su Spotify. Buona domenica, ben trovata ad Enrica Perucchietti, ciao! Ciao Beatrice, buongiorno a tutti, buona domenica. Allora, come sempre con Enrica ci facciamo le nostre quattro chiacchiere domenicali, soprattutto andando un po' a toccare quelli che sono gli argomenti più così particolari, se vuoi, hanno un po' solleticato quella che è la nostra curiosità settimanale. La prima cosa che ti volevo dire è che naturalmente, insomma, stiamo, non so se te ne sei accorta, uscendo finalmente da un lunghissimo periodo di pandemia, il che significa che, per esempio, finalmente quest'anno non diremo, che ne so, dobbiamo evitare di fare il Natale per poter poi essere liberi di festeggiare a Capodanno. Oppure, che ne so, restiamo a casa in queste domeniche per poter salvare il Natale, perché il Natale sembra essere già salvo, cioè tutte quante le persone sono veramente molto contente di poter tornare alla loro vita, quindi addio ad ogni restrizione. E i primi che se ne sono accorti, ovviamente a parte noi che insomma lo sappiamo molto bene dal mondo del lavoro, sono quelli che ovviamente la domenica vanno alla messa, quindi sì al ritorno dell'acqua santissima, che non viene più sostituita dal detergente mani, che quello tra l'altro insomma sarà sanificato ma non è santificato, e sì alla comunione addirittura in bocca del fedele, cioè cosa che veramente era stata abbandonata molti mesi fa. Che ne pensi? Beh, per i credenti è sicuramente un'ottima notizia, nel senso che vedere l'acqua sentiera non soltanto vuota ma con la mucchina all'interno era, cioè, un abominio, ma era un abominio anche per un non credente, cioè era proprio una ferita, un colpo alla tradizione e in qualche modo anche il simbolo del fatto che alcuni culti, alcuni antichi culti, anche un monoteismo come il cattolicesimo, sono stati il cristianesimo, sono stati soppiantati dal nuovo culto che è la scintocrazia, dove appunto la mucchina è riuscita ad arrivare fino all'altare e a disgregare tutta una serie di corpi sociali, di rapporti, anche insinuarsi appunto nella chiesa. È pur vero però che ci sono ancora dei corvi, mettiamola così, che sono posseduti dallo spirito del Grinch e che stanno cercando di boicottare il Natale, a partire da Pregliasco e Co, che già da qualche settimana hanno iniziato a mettere le mani avanti. Prima se la sono prese col Black Friday perché non certo per un motivo, diciamo, di consumismo, ma perché avrebbe potuto scatenare i contagi, e già iniziano con le loro raccomandazioni in vista del Natale. Quindi ormai questo spirito del Grinch pandemico, secondo me, non ci abbandonerà per un bel po' di anni, così come io comunque continuo a vedere tantissime persone non soltanto al chiuso sui mezzi pubblici, ma anche per strada, all'aperto, completamente da sole, con mille mascherine in faccia. Quindi comunque il terrorismo che è stato fatto in questi anni, oltre che anche a un abuso di raccomandazioni, e proprio sono penetrati all'interno della coscienza, dell'immaginario di tantissime persone, le hanno condizionate e le stanno ancora condizionando. Sì, allora tu hai fatto subito riferimento a Pregliasco, io ti vorrei dire che magari quest'anno possiamo evitare la canzoncina dei virologi star, anche se da un certo punto di vista quasi che me l'aspetto, e credo anche che sia una cosa simpatica per i bambini, no? Capito? Perché nessuno, quando poi avevano litigato, no, tra di loro, cioè, ma tipo, sì, ma poi questi litigano, sì, poi dopo si ritorna insieme, poi si va a cena, poi dopo si rilitiga da capo a favore dei media. Durando un anno, quindi direi che possono anche esattamente, che già pure durando un anno, poveretti. No, ma detto questo, sicuramente, come dicevi tu, le restrizioni che insomma molta gente oramai ha abbandonato da mesi,
Però sicuramente la fanno da padroni, soprattutto su coloro che oramai abituati alla questione, per esempio, del vaccino, ma giusto per fare un attimo questo accenno, semplicemente procedono, no? In questa sequenza, e quindi ci sono persone che oggi fanno la quarta, la quinta dose con leggerezza, cioè senza neanche oramai più sentire neanche il parere del medico, perché così funziona e così bisogna fare, punto. Poi chiaramente, come dicevi tu, quelli che vanno in giro con la mascherina, mi è capitato di vedere una coppia di coniugi in giro con la mascherina, e sono gli stessi coniugi che magari fanno cena insieme, condividono lo stesso spazzolino da denti o il dentifricio, e poi magari gli asciugamani, e poi magari vanno anche a dormire insieme. Cioè, ancora queste incongruenze delle quali sembra che molti non si siano accorti. Ma perché una delle caratteristiche che secondo me ha avuto questa forma di terrorismo mediatico, di terrorismo scientocratico, è stata proprio di riuscire a far passare dei messaggi contrastanti, contraddittori e anche assurdi, un po' in linea anche col diagramma della coercizione di Biedermann degli anni 50, che in qualche modo spiegava e insegnava le tecniche di ingegneria sociale per manipolare le vittime, soprattutto prigionieri di guerra o comunque le vittime all'interno di alcuni culti. E noi abbiamo assistito a un qualcosa molto simile, cioè delle raccomandazioni assolutamente assurde, cioè facciamo un esempio: potevi andare a prendere il caffè bello al banco, ma non ti potevi sedere perché non potevi, no? È come se il virus avesse potuto colpire il malcapitato che si sedeva, a meno che non avesse avuto il Green Pass, quindi le 50.000 vaccinazioni, che poi sappiamo benissimo che poi è venuto fuori che tanto non erano stati testati questi sieri per il contagio, ma se eri in piedi al banco per il caffè lo potevi fare, finché poi non è stato impedito anche quello. Cioè, ci sono state tutta una serie di assurdità, o comunque come questi separé di plexiglass di 50 centimetri, come se poi i virus non avessero potuto bypassarli, cioè veramente delle cose assurde che anche un bambino avrebbe potuto, insomma, accorgersi dell'assurdità, ma anche in qualche modo della rappresentazione grottesca che portavano con sé. E invece tantissime persone hanno adottato prescrizioni, imposizioni, provvedimenti, anche quelli più assurdi, anche quelli che si smentivano tra di loro, come se nulla fosse, perché evidentemente il potere della stampa, il potere dei media è ancora così forte, così efficace, così come è sempre fortissimo il potere della paura, del terrore. Allora, visto che prima abbiamo citato i nostri cari virologi e tu dicevi questi che fanno vanno d'accordo e poi no, Bassetti dice per esempio che sostanzialmente tutto questo periodo sarà all'insegna della tranquillità, quindi non c'è alcun rischio, si può andare agevolmente, e quindi sostanzialmente tutto quello che può essere qualcosa che ti riporta all'ambito pandemico è un messaggio che non darei, dice lui. Poi naturalmente c'è anche Crisanti, che invece dice che serve un piano Covid per l'inverno, e quindi anche in questo caso lui dice i casi stanno aumentando, quindi già sono due visioni diverse della stessa questione. La Gismondo dice che sarà un Natale come quelli prima della pandemia, e okay. Poi naturalmente c'è anche, no, il parere del Gimbe con Cartabellotta, che appunto dice anche lui: con l'arrivo dei mesi freddi, la permanenza al chiuso, senza considerare insomma c'è stata questa eventuale emergenza di varianti, però insomma bisogna stare attenti. Quindi anche qua ci stanno come sempre questi messaggi contrastanti. Poi naturalmente arrivano anche quelle classiche notizie ai quali facevamo riferimento qualche tempo fa. Per esempio, perché non mettere sotto l'albero di Natale il libro di Bill Gates che parla di nuove pandemie, giusto per stare un po' allegri? Esatto. Cioè, è qui dietro da qualche parte. Tu l'hai comprato. Esatto. La rinfusa qua, da qualche parte c'è. Tu l'hai comprato addirittura. Qualche letto. E l'hai anche letto prima del tempo. Lo consiglieresti come strena natalizia? No, direi proprio di no, è una cosa orribile, allucinante, ma per...
spirito di informazione mi sono sacrificata, e così come ho letto anche l'ultimo di Schwab, però non c'è confronto, almeno Schwab è un genio del male, Bill Gates non arriva neanche a quello, cioè proprio retorica, fuffa, vabbè, orribile quel libro, lasciate perdere. Ma per quello che riguarda quindi il nuovo di Schwab, quella invece sì è una bella strenna natalizia secondo te? No, neanche quello, guarda, come? La quarta rivoluzione industriale è molto più debole, mi aspettavo qualcosa di più malefico, eviterei, almeno che insomma non si sia del circolo di Davos, della Fabian Society o robe del genere, allora magari insomma un collega lo potrebbe anche apprezzare, eviterei anche quello, eviterei anche di perdere tempo a leggerlo perché non è nulla di che. Tra l'altro è anche un bel tomo, ma detto questo, insomma, quindi secondo te, dal tuo punto di vista, questo potrebbe essere finalmente un Natale del nostro ritorno a come si stava meglio quando si stava non peggio? Sì, però dipende poi dalle persone, perché se le persone continuano a rimanere ostaggio di questa forma di narrazione basata comunque sul terrore, allora non si tornerà mai totalmente alla, diciamo, alla normalità pre-pandemia. Penso che invece ci sia la possibilità di farlo, insomma, cercando di scrollare di dosso dalle persone ancora questa patina di paura, anche perché è ovvio che insomma siamo a dicembre, l'influenza ci sia, come ancora magari delle forme comunque più lievi di Covid, però insomma detto ciò, il continuare a protrarre atteggiamenti da ipocondriaco, ecco, mi sembra un po' esagerato, mi sembrava esagerato anche prima, tanto se uno se lo doveva beccare se lo beccava, e anche con 50 mascherine, i guanti da serial killer di gomma per fare il giardinaggio o per uccidere qualcuno e tutto il resto. Sì, e poi da ultimo lo possiamo dire, è ritornata l'influenza prepotentemente, si chiama australiana, questo è quello che insomma viene detto, perciò se qualcuno accusa, che ne so, dei sintomi che sono simili a quelli della famosa pandemia, sappia che ad oggi anche lo stesso Burioni dice no, è il ritorno dell'influenza, che è un po' il ritorno, perché per 2 anni l'influenza non c'è stata, guarda, esatto, caso, esatto. Cioè, qualcuno non si è sospettito sul fatto che fosse sparita l'influenza, vabbè, è il ritorno dell'influenza che nel frattempo era andata in esilio per tornare appunto dopo 2 anni, ma siccome è stata assente c'è una recrudescenza dei sintomi, quindi se non vi sentite particolarmente efficienti o efficaci, se preferisci, beh, sappiate che comunque vi siete beccati il malanno stagionale per eccellenza. Ma gente che si è fatta 4-5 dosi, che si è fatta pure l'antinfluenzale, che si è fatta il vaccino contro l'herpes zoster e altre 50.000 cose, poi dopo un po' qualche dubbio non gli sorge, non so, di aver magari un po' affaticato il proprio sistema immunitario. Chiedo per un amico. Come sempre si fa in questi casi. Esatto. Grazie ad Enrica, naturalmente ci ritroviamo la prossima domenica e abbiamo fatto un po' così di riflessioni su quello che insomma dovrebbe essere, speriamo, il nostro Natale in libertà. Alla prossima, grazie, grazie, ciao. Ciao, buona domenica a tutti. Se ti piace il nostro progetto culturale, sostieni con una donazione Fabbrica della Comunicazione, informazione differente. Iscriviti al canale YouTube e alla newsletter per non perderti gli aggiornamenti. Segui tutte le interviste sul sito fabbricadellacomunicazione.it, anche su Telegram e sui principali social, ed in podcast su Spotify. Insieme possiamo costruire un mondo migliore.